Ragazzi, avete difficoltà ad arrivare in Divisione 1 o non ci siete mai arrivati anche se avete una squadra di ottimo livello? Per migliorare non servono gli epici, non servono i big time, servono le conoscenze, servono le abilità. Da oggi potete contattarmi per ricevere delle lezioni private di football personalizzate, dove vi insegnerò sia le nozioni base che quelle più avanzate, dove vi farò apprendere tutti i comandi nascosti di questo gioco, le funzioni sconosciute alla maggior parte dei player di medio livello e le skills che mi vedete fare nel mio Road to Glory. Tutto ciò vi permetterà di arrivare ad un buon livello e vi eviterà tante arrabbiature dovute alle delusioni che può dare questo gioco. Trovate tutti i social per contattarmi in descrizione. Vi aspetto numerosi, ragazzi. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono SimoPlay, oggi siamo di nuovo insieme per continuare il mio Road to Glory a modalità Dream Team di Football 2024. In questo nuovo video ovviamente continueremo la seconda divisione, io sono quasi in prima, mi manca una vittoria, anzi volendo anche un pareggio, e vi mostrerò le modifiche che ho attuato nella giornata di ieri al modulo. Tenete presente che io mi sono fermato 4-5 giorni, nel weekend diciamo, prima del weekend e durante il weekend, e quando sono tornato ovviamente ero un po' arrugginito. Ho trovato qualche difficoltà, ma con queste modifiche che ho attuato al modulo sembrerebbe andar meglio, quindi la squadra sta girando. Adesso vi mostrerò tutto, quindi mi raccomando, guardate tutto il video. Ragazzi, questa parte è fondamentale, non andate avanti senza aver prima lasciato l'iscrizione con la campanella attivata, ma soprattutto senza aver messo un bel like a questo contenuto. Più like ci saranno, più episodi di questo Road to Glory porterò sul canale, quindi se apprezzate questo tipo di video, mi raccomando, supportatemi attraverso i like. Ragazzi, siamo a una vittoria, volendo anche un pareggio dalla divisione 1. Anche questa season non sta andando benissimo a livello di percentuale di vittorie, ma ragazzi, dobbiamo accettare che le cose stanno così, devo accettare che le cose stanno così. L'importante è cercare di battere la top 300, quindi adesso è l'obiettivo, diciamo, è arrivare a 1008 e poi superare, arrivare a 1009 nel tentativo di fare meglio della posizione dell'ultima season, che era 300 e qualcosa, ragazzi, poi magari l'andiamo a vedere meglio, 330, 340, una cosa del genere. Comunque io vorrei fare top 200, non sarà facile perché, come già detto, anche in questa season sono stato un po' in difficoltà, più che altro perché nelle 30 sconfitte che ho fatto mi ha accoppiato veramente con player fotonici, top 50, top 10, top 20, gente assurda, e ho un 53% di vittorie che non mi piace ovviamente. Voglio arrivare quantomeno a fine fase, ancora manca fino all'1 gennaio, almeno al 60% di vittorie, e ovviamente cercare di agguantare quel numerino 200 al posto del 300 che abbiamo adesso nella massima posizione raggiunta. Alla base di tutto c'è però la voglia di migliorare, quindi quello che dobbiamo sempre ricordare, ragazzi, quando non si fa bene a livello anche di percentuale di vittorie, è bisogna migliorare. La colpa è nostra, dobbiamo cercare, in questo caso mia, sto parlando al plurale però per coinvolgere anche voi, e devo cercare di migliorare quel numerino anche, oltre la posizione in classifica. Voglio concentrarmi anche, di certo in questa fase meno, nella prossima di più, anche su quel numerino. Ed è la cosa più difficile da fare, secondo me, perché tenere la percentuale di vittorie fino a fine fase sopra il 60, 65, 70% con questo metodo di accoppiamento di matchmaking è davvero una cosa complicata. Però io, come sempre, ci proverò. Vi mostro brevemente le modifiche che ho fatto al modulo. Non sono modifiche, almeno per quanto riguarda la tattica primaria, nel modulo, cioè non ho spostato i giocatori. Ho messo, però ho cambiato le istruzioni individuali e ho messo un nuovo giocatore. Sto utilizzando Pirlo tra le linee perché stavo avendo difficoltà in fase di impostazione con i passaggi. Lui senz'altro mi dà una mano e mi fa anche la fase offensiva molto di più di Fabinho, cioè di Vieira, perché era lui quello senza linea bassa e senza difensivo. Adesso sto giocando invece con Vieira, con difensivo sopra e linea bassa. Le altre istruzioni rimangono uguali: difensivo su Maicon, contropiede su Neymar. Ma questa soluzione di avere Vieira comunque che si abbassa e Pirlo che gestisce la palla in mezzo al campo mi sta dando parecchie soddisfazioni, mi sto trovando bene. Poi ho cambiato anche la tattica secondaria, uguale per quanto riguarda il centrocampo, la difesa e anche il trequartista.
Però in fase di attacco ho preferito fare questo sbocco laterale sulle fasce, sulla fascia sinistra in questo caso, rispetto a mettere tutti e due gli esterni larghi, perché così si riesce comunque a gestire palla al centro, a triangolare al centro, ma poi si ha l'uscita sulla fascia. Questo lo metto ovviamente solo se sono molto in difficoltà a attaccare centralmente. Le istruzioni rimangono uguali rispetto al modulo primario. Avversario trovato, ragazzi, come sempre mi vado a coprire gli occhi, ormai lo sapete, per non farmi condizionare. Ok, ragazzi, noi rimaniamo così. Questa è la squadra del nostro avversario. C'ha gli esterni a centrocampo, c'ha gli esterni in attacco, però per adesso le marcature non gliele metto, perché con questo gameplay sto notando che giocando con linea bassa comunque gli esterni si allargano e quindi si riesce a contenere chi crossa. Proprio le metto proprio solo se vado in difficoltà, che vedo che comincio a prendere gol con sti maledetti cross, e allora metto le marcature. Purtroppo il gameplay muta molte volte, cambia, quindi bisogna un attimo adeguarsi, ragazzi, è normale. La bravura sta pure nel sapere adeguarsi a quello che succede al gioco. Comunque siamo in campo. Prima partita dell'episodio, prima partita del giorno, cerchiamo di fare bene. Oh, mamma mia, se rimbalzavo sul mio giocatore andavo in porta, secondo me. Vai. Non ci credo. Dai, dai, non è successo niente. Un po' di sfortuna, ragazzi. Dai, dai. Madò, se riuscivo a sto passaggio. Mamma mia, mi ha recuperato da dietro, dai, dai, un po' più sveglio, Simo, dai, che questo arriva da dietro. Mannaggia. Già 2 volte che si salva, in automatico ha fatto la parata. Fallo. Calcio di punizione, raga, ma dovevamo già stare in vantaggio, però. Mannaggia. Sono sempre molto sfortunato quando gioco. Più forte se non prende la barriera. Gialla. Adesso dobbiamo stare attenti perché rischiamo pure di andare sotto, il gioco è beffardo. Madonna.
Ho dovuto mettere un pizzico di tecnica per buttarla dentro. Ci sta. Madonna, il rallentatore, raga, avete visto? E gliel'avevo chiamato di prima il passaggio. Liscio. Vai, buona. E andiamo, sono due. Dai, dai, dai. Giù finché non fischia il primo tempo, poi le togliamo. Un po' di fallo? Non c'è fallo. Primo tempo, ragazzi, avanti di due, direi per ora molto bene. Per ora molto bene. Vediamo di continuare così, eh. No, la stavo dando, mi sono girato. Non mi dovevo girare là, secondo me. Fallo, fallo, fallo. Vediamo se il maestro va. Mamma mia, quasi. La punizione del maestro. La crocca interrotta, 3-0. Ma ragazzi,
Io questa cosa non l'ho capita. Non l'ha stoppata, eh. È un'animazione proprio fatta male quella. Fallo. Niente, non ci sono falli, no regole. Che l'arbitro di football di secondo mestiere fa l'arbitro di MMA. Quindi ogni tanto si confonde. Lo dobbiamo comprendere. No! Acquittato, raga. Mi ha fatto fame anche i cambi. Va buono. Quittino. Ok. 15 punti, però. Riusciamo ad agguantare la prima divisione, ragazzi. Era un divisione 3, ex divisione 2, comunque. E secondo me avevo un modulo abbastanza sbagliato, ragazzi. Questo con gli esterni a centrocampo, gli esterni in attacco, Allan davanti, tre difensori, a me non fa impazzire, però poi sono gusti personali. Avversario trovato, ragazzi, mi vado a coprire gli occhi anche in questo caso. Noi ovviamente rimaniamo così. Questo è il modulo del nostro avversario e andiamo in campo, anche in questo caso per adesso senza marcature. Siamo in campo, ragazzi, seconda partita dell'episodio. Cerchiamo di fare bene anche in questa. Bello, rume rume nig. Dribbling di levetta e tiro sotto l'incrocio, dai. Bella cavolata ho fatto, potevo gestirla molto meglio. Dai, lisci no però. Oddio. Vai Rudiger, spazza bene però. Oddio. Ok. Manuale, raga, non me l'aspettavo il tiro. Va bene, va bene. Raul. Bello, bellissimo. Meritato. Ha fatto una giocata fenomenale. Super cancel, dribbling. Mamma mia, complimenti. Una giocata fenomenale. Kick off, devi stare attento perché quel tipo di passaggio così, o tiri indietro la difesa e metti le tacche o ti punisco. Dai, a botta sicura ero andato. Che cacchio. Potevo essere 3-1, eh.
Sì, vabbè, dai, dai, dai. È assurdo, quando succedono sti rimpalli, che cosa sono riuscito a chiuderli in super, in inferiorità numerica pure. Dormi, Simu, dormi. E bravo con i super cancel. Ok, quindi mi devo aspettare i super cancel. Hai sfastidiato due rimpalli. E dai! Vedi come esce, vedi come esce, vedi. Vabbè. 3-1. Non mi fa le crocche, raga. Mamma mia. Faccio la combinazione, non la fa. Quello è quando c'è il ritardo nei comandi. Guarda, pure posizione regolare. Pure posizione regolare, 3-2. Quattro a due. Sì, la micia, comportati bene. Dai, dai, non cominciare, eh. Che chi mi segue lo sa che è terribile. Anzi, rimaniamo giù. Bello. Mi rovesciata. Intanto guardo perché devo controllare la micia, raga. Stacca tutto, stacca il filo di internet. Oh, fuori gioco. Comunque farli filtranti è veramente facile, cioè lascia sempre un buco enorme. Ok, 4-2 il primo tempo. Primo gol bellissimo, il secondo un lancio che non so perché io ho fatto passare. Potevo fare meglio. Il primo veramente tecnica. Super cancio, il dribbling di Levetta, gol. Bellissimo. Dai, dai, dai però. Che poi potevo fare anche il quinto, perché quella, il passaggio che ho fatto al centro che mi ha intercettato, quello se tirava era gol. Ho voluto fare l'extra pass al centro, ma ho sbagliato. Non dovevo, dovevo tirare. Si prende tutto il tempo, l'amico. Ok, ci siamo. Secondo tempo. L'amica fai la brava.
No. Oh, ma è in fissa con questi, questi lancetti con L1 triangolo, l'amico, eh. Meglio. Bravo. Super cancel, lo sa fa bene. Evidentemente si è allenato a fare il super cancel a ripetizione. In difesa non è un granché. Fuori gioco. Glielo passo da io. Come fa a essere fuori gioco? Visto Rummenig, peccato, l'avevo visto. E 5. Vai. È andata bene, anche se Dida c'era, secondo me, eh. Peccato. Ecco qua. Opla. No, con Pirlo. Ma quanto è forte Pirlo comunque, raga. Fortissimo.
Ogni tanto metto Adriano, capì, così, per vedere se si è svegliato un pochettino. Vai, Adriano. L'imperatore, rigore, rigore, rigore. Lo facciamo battere a lui, ragazzi. Lo facciamo battere a lui. Non ce l'hai. Ah, è fuori. L'hanno ucciso. L'hanno ucciso. Quitta? Sì, quitta. No, non quitta. Ah, vabbè, ti devo segnare. Io ti segno. Qual è il problema? Se ti devo segnare, ti segno. Non è che. Non capisco questa cosa come per dire segnami. Ma. Che stupidaggine, ragazzi. Ha lasciato il pad, raga. Sì, ha lasciato il pad, raga. Non capisco perché. Quitta se devi quittare. Gioca se devi giocare. Che cavolo lo lasci a fare il pad? Io non posso nemmeno tenere la palla, raga, perché con la gente tossica che c'è in giro, se mi metto a far tenere la palla in difesa perché lui ha lasciato il pad, magari mi registra e dice, stava facendo la melina, quando in realtà la gente magari non sa che lui aveva lasciato il pad e io stavo semplicemente non attaccando. Cercando solo di far passare il tempo, raga. Ha quittato? Sì, non è, gli ha fatto quittare in automatico perché lui non muove il pad. Ok. Va buono. 16 punti. È un ex top 800, ragazzi. Anzi, attuale top 800, ex top 700, ragazzi. Ragazzi, la classifica ancora non si è aggiornata. Io sono 1.827 di valutazione. Quindi lo andiamo a vedere a mano, più o meno, dove siamo arrivati. Se siamo in top 1.000 oppure no. Io credo di sì, ragazzi. Però andiamo a controllare. La classifica si aggiorna tra 20 minuti, quindi non voglio aspettare. 1.827. Vediamo, 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 vediamo. L'ultimo dei 1.827. 932esimo sono, quindi sì, sono tornato in top 1.000. Adesso ovviamente l'obiettivo è fare meglio ancora e nella prossima puntata cercare di tornare in top 500. Beh ragazzi, io direi che per questo episodio può bastare così, fatemi sapere ovviamente nei commenti che ne pensate delle due partite che avete appena visto, fatemi sapere se avete intenzione di provare le modifiche che vi ho fatto appena vedere al mio modulo, in tal caso ovviamente fatemi sapere che ne pensate, cosa è successo in game, insomma com'è andata la vostra esperienza. Io come sempre vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e un saluto dal vostro Simoplay, bella ragazzi! To my actions, magic in my eyes.